Allora, grazie a tutte, grazie a tutti per questo invito. Era difficile dire di no di fronte a un'associazione laica che si preoccupa di dare corpo alla parola, di liberare l'umano, di interrogarsi sul rapporto tra Dio e umanità attraverso questo mistero di un Dio che abbassa i cieli per venirci a cercare, di un Dio che incontriamo nell'abbraccio dell'altro, dell'altra, di un Dio che è voce, che chiama, di un Dio che è sangue, che scorre, di un Dio che è corpo, che ci tocca, che ci chiama. Ecco, era difficile non dire di no, soprattutto quando questa riflessione è giocata in modo laico, perché una delle prime cose che dobbiamo dirci rispetto a il pensare Dio è questa fatica di avere uno sguardo laico su Dio, sulle scritture, proprio anche di fronte al dato. Sappiamo che il Dio che Gesù ci indica attraverso la sua vita è un Dio laico. A un suo tempo c'era un famoso programma alla TV delle ragazze dove Guzzanti continuava a dire Dio è laico come noi. Forse dovremmo recuperarla questa intuizione. Anche la scrittura che noi abbiamo trasformato in un codice ecclesiale, in un codice normativo della fede, è la narrazione di storie laiche, di storie attraversate nella vita quotidiana, ordinaria e straordinaria, da un Dio che si fa vicino, da un Dio che chiama, da un Dio che, ecco, che è voce. Già questo è il primo linguaggio con cui noi entriamo in contatto con il Dio che si fa vicino, che si rivela, che si comunica, che si fa umano attraverso il fatto che la parola che ci viene consegnata, la scrittura, questo corpo della fede, è il luogo dove noi ascoltiamo la parola di Dio, e questa parola di Dio è una parola che è comprensibile, che non parla il linguaggio esoterico, che non parla il linguaggio degli addetti ai lavori, ed è comprensibile e parla all'interno della vita delle persone. E non sono le vite perfette o le allegre vite dei santi, sono le vite di persone che incontrano Dio, che ascoltano, che entrano in dialogo con Lui e che accolgono Dio nelle loro case, anche se le loro vite sono un fascio di contraddizione. Vogliamo iniziare a parlare delle famiglie che poi diventano le famiglie antenate da cui nasce Israele, delle fatiche familiari, delle contraddizioni che abitano le relazioni in queste famiglie. Ricordate nostro padre Abramo, quello che aveva due figli, uno l'ha cacciato e uno ha provato a farlo fuori, quello che aveva una moglie e per proteggersi non ha esitato a venderla al faraone per salvare la sua vita. Voglio dire, noi entriamo all'interno di un libro che è la Bibbia, che prima di tutto ci rivela che Dio parla, si fa voce che comunica, e capite che la comunicazione verbale è una comunicazione umana che appartiene alla sfera umana, per cui già questo è. E questa comunicazione non è mai una comunicazione asettica, una comunicazione destinata soltanto alle anime belle, alle anime perfette, ma è una comunicazione che viene fatta all'interno di una realtà concreta, e questa parola ne assume tutte le assonanze, tutti i dialetti, e ci scandalizziamo perché la parola di Dio della Bibbia è una parola dove c'è la violenza, dove ci sono i pasticci familiari. Questo non è forse un segnale che Dio entra nella realtà umana e la abita e la ritiene così dignitosa, quella realtà, da farne il linguaggio con cui si comunica? Quello che sto provando a fare e che vorrei provare a fare in questo itinerario
è quello di farvi notare come questo tema che voi avete declinato con tanti linguaggi e che si è concentrato su Gesù, chiaramente colui che in maniera esplicita, in quella maniera singolare ci ha rivelato attraverso la sua vita Dio e attraverso la sua vita ci ha rivelato la nostra dignità umana, tutto questo non è una novità, è figlio di questa gravidanza che è la scrittura. Tutta questa realtà di un Dio che si fa carne, di un Dio che squarcia i cieli, di un Dio che si fa piccolo, infante, con il linguaggio teologico di Giovanni, soprattutto Giovanni che affronta il tema dell'incarnazione, è già in embrione, in continuità con l'intera narrazione biblica. In questo Dio che è prima di tutto voce, parola, è già questo, o in questo Dio che è presente, questo Dio che è relazione, il Dio di Abramo, di Sara, di Giacobbe, di Lia, di Rachele, io sono il Dio di... indietro questo Dio di che lega la sua storia alla vicenda particolare appunto, proprio come è l'esperienza dei corpi particolari, a un popolo per illuminare le genti, è già l'embrione di quello che sarà ripreso con i toni così singolari eppure legati alle scritture in Gesù Cristo. Ed è proprio questo che vorrei farvi vedere, vorrei farvi capire che l'inedito di Gesù, certo che è un inedito perché c'è la sua singolarità, c'è quel modo personale attraverso cui la sua vocazione è stata abitata e anche in questo c'è proprio l'umanità, ma nello stesso tempo quell'inedito di Gesù è fortemente radicato in questa narrazione. Una narrazione che ci presenta un Dio che cammina con gente ordinaria, con uomini e donne, un Dio che chiama nei luoghi più differenti, ma soprattutto nell'ordinarietà della vita, un Dio che non ama chiamare dai templi, ma chiama nella vita ordinaria. Mosè, quando viene chiamato a trasformare la sua vita e diventare il liberatore, oppure il sindacalista che è chiamato a contrattare la liberazione di schiavi dalla fabbrica di mattoni del faraone Egitto, si trovava a lavorare, pascolava il gregge, ed ecco questo pruno ardente, questo roveto ardente che brucia e non si consuma, che attira la sua attenzione, da cui sente una voce. Abramo faceva il mandriano, il pastore, quando viene chiamato a lasciare tutto per diventare che cosa? Un pastore. Voglio dire, noi entriamo in questo libro che ci narra di un Dio che entra nell'ordinario, nella singolarità dell'esistenza e ci entra con un linguaggio spesso laico, totalmente laico. Perché vi dico questo? Perché se dobbiamo liberare l'umano, perché il corpo dell'umano è stato ferito, oppure è stato messo in questa stagione, viviamo un'altra deformazione del corpo umano, il corpo umano esibito, messo sul piedistallo, il corpo umano scolpito come si scolpisce una statua, oggettivato, manipolato attraverso diete drastiche o ingrassaggi, il corpo umano idolatrato, anche da questo noi abbiamo bisogno di essere liberati, per cui abbiamo l'esperienza dell'umanità dove da una parte il corpo umano è denigrato, è carne da macello, dall'altra parte noi diventiamo totalmente corpo e i nostri nuovi santuari sono i santuari del corpo, le palestre, no? Noi è come se con il corpo abbiamo un'incapacità di stare in una fuga che da una parte lo denigra nell'ascetismo più totale
o nella colpevolizzazione del corpo, dei sensi, della sessualità, e qui noi donne entriamo a gamba tesa, e dall'altra parte però un corpo che vive una stagione dove la singolarità della persona viene schiacciata perché siamo il corpo che appariamo, chiaramente con codici estetici che ci vengono dall'esterno. Tutto questo ha bisogno di una liberazione. Allora, recuperare l'annuncio di questo Dio che si incorpora, potremmo dire così, ancora più che si incarna, perché con questa parola incarnato rischiamo oggi di avere un rapporto. Cioè, cos'è il problema? Che nella scrittura Bazar è qualcosa di più di carne, è il corpo vivo. Mentre noi rischiamo, quando diciamo incarnato, di pensare proprio alla sarxa, alla carne, ma in realtà è il corpo vivo, è il corpo vivo. Dio non è un corpo amputato, e riflettere sull'incarnazione ci costringe ad abbandonare la posa degli anatomi patologi che vengono sul cadavere a fare la vivisezione, a capire come Gesù era, conteneva Dio, come Dio era presente in quel corpo, per iniziare a pensare che riusciamo a cogliere Dio nel corpo in relazione. Allora, il corpo ha bisogno di essere liberato, sia dalla denigrazione del corpo, sia dalla idolatrizzazione del corpo, ma anche le scritture che ci raccontano, che sono il corpo della fede, diciamo così, hanno bisogno di essere liberate a sua volta, perché questo corpo ha subito la stessa parabola, c'è un destino comune che accomuna l'incarnazione, la rivelazione di un Dio che si fa corpo, il corpo umano, alla scrittura. Ovvero, questo corpo della fede non è stato forse amputato? Abbiamo selezionato e deciso quello che ci piaceva e quello che non ci piaceva, e abbiamo fatto una gerarchia degli organi, i Vangeli, prima delle lettere di Paolo, prima la Genesi, più del libro dei Giudici. Abbiamo dimenticato che qui non è un'antologia, è un corpo, ed è un corpo vivo. E quando l'abbiamo amputato, perché abbiamo scelto solo le parti del corpo, siamo andati dal macellaio, le parti del corpo che più ci piacevano, anche quelle parti bellissime, però le abbiamo strappate dal corpo, abbiamo fatto una specie di raccolta di organi per farne poi degli innesti, del commercio di organi, anche di quegli organi bellissimi che sono i Vangeli. I Vangeli strappati dal Primo Testamento, strappati dalle lettere di Paolo, strappati persino dall'ultima scena, l'Apocalisse, sono comunque un corpo amputato. Sono comunque un corpo amputato. Per quanto un bellissimo organo del corpo, il cuore forse, separati non sono destinati a vivere. E la scrittura noi l'abbiamo trattata così, più che essere entrati in una relazione con questa parola, con questa voce, con questo suono, siamo entrati in un rapporto da anatomi patologi o da macellai, e ne abbiamo strappato, o per dirla con un linguaggio che forse sciocca un po' meno, abbiamo preferito abitare il terreno del testo, se questo termine corpo può darci problemi, come minatori invece che come giardinieri chiamati a custodire. Comunque il problema è che quando si parla di corpi si parla dell'interezza della persona. La persona intera, con i suoi punti di forza e con le sue debolezze. Tutte le volte che noi facciamo una narrazione, anche idealizzata, di un personaggio biblico, e anche Gesù rischia questo, noi
non stiamo prendendo quella persona nella sua interezza, perché noi abitano aspetti solari e ombre, e noi abitano stelle e fango. Cioè che la creatura umana è questo incrocio tra terra e cielo, tra bassezza e desiderio, e questo attraversa tutti, persino nostro Signore Gesù Cristo, che rischiamo sempre più di scorporare, perché sempre più lo trasformiamo in un personaggio ascetico, le cui contraddizioni non esistono perché sono risolte, e il rimando all'umanità, all'archetipo di umanità che così costruiamo, è un'umanità perfetta che nessuno di noi può abitare. Accade quello che accade con Maria, la stessa cosa con noi donne, no? Maria chi è? La Vergine e madre, perennemente Vergine e madre per sempre. Quale modello di donna può essere questo? Per cui o assumiamo un atteggiamento di delega, va bene Maria, tu sei così, noi deleghiamo a te perché tu fai parte di una razza diversa dalla nostra, oppure nella possibilità di identificarci in questi corpi, noi abbiamo anche la responsabilità di ridare loro la loro interezza. E se c'è una cosa che non ci piace, perché qui siamo totalmente radicati in Atene, nella cultura greca, è l'imperfezione dei corpi, il difetto, la fragilità, la manchevolezza, e soprattutto in quel corpo che per eccellenza deve rivelarci Dio. Gesù aveva delle imperfezioni? Faceva degli errori? Dobbiamo narrarlo. È nato imparato, come diceva mia nonna? Ha avuto qualcuno che lo ha accudito? Che gli ha messo dei limiti, gli ha detto dei no? Ha conosciuto i fraintendimenti di quando si entra in relazione con l'altro e l'altro non ti capisce? O tu non capisci l'altro? Perché se non ha conosciuto tutto questo, è una falsa umanità. Ci stanno imbrogliando i Vangeli, ci stanno dicendo che è un Dio che ha fatto finta di essere umano. E allora recuperare questo aspetto dell'interezza significa recuperare la cultura ebraica in cui nasce questa narrazione di un Dio che si fa il Dio con noi, di un Dio che si fa voce, che si comunica, di un Dio che non è assente, che non è soltanto colui che crea, e già nell'atto di creare, guardate come crea il Dio biblico. Il primo racconto di creazione, Dio crea chiamando. È un Dio che ha bisogno della relazione. Chiama la luce, e la luce è nel momento in cui è chiamata per nome. Chiama la terra, chiama gli uccelli. E le creature che vengono convocate alla presenza di Dio, noi potremmo dire teologicamente ricevono una chiamata, ma soprattutto potremmo dire più semplicemente che sono creature che nascono per la relazione e che immediatamente rivelano questo tratto divino che è relazione, che non può stare bene. Per cui, come dirà la creatura umana, non è bene che la creatura umana sia sola, noi dovremmo dirlo anche di questo Dio che incontriamo. Il Dio biblico è un Dio che non sa stare da solo, che ha bisogno dell'altro. E con quanti linguaggi di questo Dio che ha bisogno della relazione ci parlano le scritture? Pensate alla tradizione profetica. La tradizione ebraica all'inizio,
nella Torah mette in scena un Dio che libera un popolo e fa un patto con questo popolo, ricordate l'Egitto, l'Esodo, la Pasqua, e addirittura c'è una specie di costituzione, le 10 parole. Ma a un certo punto la tradizione profetica si rende conto che questo linguaggio del patto, che richiama un po' il contratto che il principe, il re fa con i vassalli, con i popoli, non funziona per dire la relazione con Dio. E i profeti inscenano un'altra narrazione, dove Israele e Dio sono rappresentati attraverso la categoria matrimoniale, la categoria affettiva. L'immagine della relazione tra i sessi e una relazione di coppia entra in scena per descrivere una situazione di crisi nel rispettare il patto. I profeti intuiscono che il linguaggio del patto è troppo burocratico, è troppo giuridico, e nonostante sia stato scelto quel linguaggio all'inizio, perché? Perché per dire la relazione con Dio e Israele non si voleva scegliere un linguaggio sacramentale, si voleva un linguaggio che fosse laico. E cosa c'è di meglio di un patto tra re e il suo popolo? Guardate, la stessa operazione l'ha fatta il Nuovo Testamento. Il linguaggio con cui è stato detto l'annuncio cristiano è tutto laico. Noi l'abbiamo clericalizzato, l'abbiamo ecclesializzato. A iniziare dalla parola Evangelo, che per noi vuol dire l'annuncio del Signore Gesù Cristo, la buona... L'Evangelo era la notizia laica che il re aveva vinto una battaglia. Questa parola apparteneva totalmente al linguaggio profano. Kerygma. Di nuovo, altra parola che appartiene a... Voglio dire che se voi prendete i termini tecnici con cui è stata detta la fede, ora non voglio farvi una lezione in questa direzione, però è interessante perché il Nuovo Testamento fa la stessa operazione. Per dire la novità di Dio rivelata in Gesù Cristo, in questo Gesù che attraverso la sua vita... la sua persona, il suo corpo vivente, anche il suo corpo che muore, il suo corpo che risorge, ci rivela Dio, è stato necessario utilizzare un linguaggio profano che non appartenesse alla sfera del sacro. Ecco, la stessa operazione la fanno i profeti quando, che cosa fanno i profeti? Provano a dire, leggiamo la relazione tra Dio e Israele con un linguaggio affettivo, con un legame relazionale, proprio quel legame profondo che si hanno tra i corpi degli innamorati. Sì, però, siamo onesti, questa è una coppia in crisi, questa è una coppia fatta di tradimenti. E allora i profeti che cosa fanno? Mettono in scena una storia d'amore davvero problematica, dove c'è, continuamente si urlano addosso questa coppia, non è una coppia felice, si urlano, Dio a un certo punto spacca i piatti, minaccia che se ne va, basta, non ne posso più, mai che ti ricordi di un anniversario, quando è l'ultima volta che mi hai fatto un regalo, prende, fa le valigie, se ne va via, basta, non ti voglio più vedere. E Israele là, che sembra il maschio di casa, va... è un po' isterica, avrà il ciclo. E i profeti che cosa fanno in tutta questa descrizione? Ma prendete Osea, vanno lì che rincorrono questa che se ne va di casa con le valigie, dai non fare così, ma lo sai com'è fatto, un orso, ma in realtà ti vuole bene, guarda, ce l'aveva qui il regalo, si è dimenticato di darlo. I profeti sembrano più dei consulenti matrimoniali, ma quello che mi interessa è farvi notare che la relazione tra Dio e Israele è già espressa in termini di una relazione corporea, seppure si mette in scena una coppia in crisi. E allora quando noi andiamo a Gesù e leggiamo di questo Dio che si incarna nel ventre di Maria, dobbiamo pensare anche che tutto questo viene da una storia che l'ha preceduta, che non ci presenta un altro Dio,
perché spesso questo corpo mutilato è stato tagliato in due, proprio come il barone di Mezzato, il cavaliere di Mezzato di Calvino, e l'Antico Testamento è stato scartato perché si dimentica il corpo, e ci presenta un Dio crudele, tutte le parodizzazioni in questo dualismo che ha così tanto ferito proprio i corpi. E invece dobbiamo recuperare il fatto che il Dio di Gesù Cristo è il Dio del Primo Testamento e che questo corpo, anche il corpo delle scritture, deve essere liberato da tutte le mutilazioni che gli sono stati inflitti, perché torni a diventare corpo vivo, parola che parla. Quando parliamo di corpi, poi la scrittura ha dei termini interessanti che noi non capiamo. Vi dicevo, questo problema carne, che per noi suona più come macelleria, ma anche nella scrittura si parla di anime viventi. Immediatamente, vedete, la nostra traduzione ci porta su una sfera che sì, umana, però già si parla di anima. Traduciamo con anime vivente qualcosa che invece nella scrittura è molto più fisico, perché il soffio di Dio che permette all'umanità di diventare creatura vivente, anima, in ebraico ha dei nomi che richiamano il corpo: gola, voce. Sì, gola, voce. Quando noi pensiamo a anima non pensiamo a gola, voce, al limite arriviamo anche al respiro e poi allo Spirito Santo, ma vedete come quello che sto provando a raccontarvi è come recuperare la dimensione ebraica delle scritture in cui nasce l'annuncio di un Dio che si rivela in Gesù Cristo, ci porta anche a recuperare un rapporto più corporeo rispetto ad alcuni aspetti della fede che poi sono stati interpretati scorporando il corpo, per cui l'anima di per sé è diventata la grande protagonista del dualismo della fede. Corpo e anima. Anima immortale, corpo che si distrugge. Peccato che in ebraico l'anima è la voce, è la gola. Per cui capite che se voi lo riportate su una dimensione ebraica, iniziate a avere qualche problema su questa separazione così totale. Forse il greco lo poteva conservare come con persona. Un etimo ci racconta che persona è il suono che passa attraverso di me. La scena è teatrale, l'attore che veste la maschera è il suono che passa attraverso la maschera, però persona, il suono che passa attraverso di me, è come se mi dicesse che io sono, divento umana nel momento in cui mi apro alla relazione con l'altro, sento il suono della sua voce che mi attraversa, che mi chiama, che mi penetra, che mi con te penetra, che sento risuonare. Io divento pienamente umana quando la mia cassa di risonanza entra in contatto con un tu. Allora, vi ho riportato questo punto che mi sembrava importante. Attenzione a reinserire la narrazione di Gesù Cristo, colui che ci rivela un Dio incarnato nella narrazione più ampia del corpo delle scritture in cui è inserito. E poi la seconda cosa che mi preme condividere con voi è legata al fatto che io sono una donna. E quando si parla di corpi, si deve sempre parlare di corpi sessuati. Una delle tante mutilazioni che ha subito la cultura dei corpi è stata proprio quella di assumere a universale neutro il corpo maschile, il linguaggio maschile. Non è semplicemente una questione di politically correct parlare di uomo e donna, è essere consapevoli che l'aver declinato al maschile
l'umanità. È chiaro che noi diciamo, ah, ma per uomo fai le finezze, vuoi tagliare il capello in due, perché è chiaro che quando si parla di uomo si parla di uomo e donna. No, non è così, non è così. Perché simbolicamente la rappresentazione maschile diventa così forte, per cui l'umanità viene raffigurata prima di tutto attraverso una rappresentazione maschile che assume il genere neutro. E allora recuperare l'incarnazione e l'esperienza di un Dio che si fa carne significa anche recuperare il caso serio di corpi umani che sono maschili e femminili e che sono diversi nel loro modo di essere costituiti, che chi abita la mascolinità non può conoscere quell'aspetto particolare dell'umanità che è la femminilità, e chi abita la femminilità non può conoscere fino in fondo quell'aspetto particolare che abita l'umanità che è la mascolinità. Ritorniamo a Gesù. Gesù era un maschio. Gesù era un maschio. Che non significa che non può nella sua pienezza, nella pienezza della sua esperienza, rivelarci Dio, ma dobbiamo anche riconoscere il modo come ci rivela Dio. Noi abbiamo narrato l'eccellenza, l'altezza con cui Egli ci rivela Dio attraverso quella singolarità così originale che ci ha liberato, che ha liberato l'umanità. Ma io la vorrei narrare anche a partire da il limite che segna l'esperienza corporea. Gesù è stato un maschio. Non ha conosciuto le doglie del parto, la paura del ciclo che non arriva o del ciclo che arriva, e non ha conosciuto tantissime altre esperienze. È stato un maschio sano, non è nato handicappato, non ha conosciuto cosa vuol dire attraversare la vita, nascere con un corpo segnato con un handicap, la cecità, la sordità. Certo che ha fatto segni che rimandavano al regno dove ha guarito le malattie dei corpi, ma egli ha vissuto l'umanità in questa particolare, in questo particolare limite, se mi permettete, di cui dobbiamo fare conti. Gesù non è mai stato anziano, non ha conosciuto l'Alzheimer. Voglio dire, Gesù è stato ebreo, maschio ebreo, ha abitato in un certo contesto storico, ha vissuto in un tempo limitato. Che cosa significa conoscere Dio attraverso il prendere sul serio questo dato della parzialità? Secondo me, conoscere Dio attraverso il prendere sul serio questo dato della parzialità significa riflettere su come noi creature umane ci apriamo all'altro, al divino, all'universale. Come ci apriamo all'altro? Cioè, se Gesù nella sua parzialità di uomo e non donna, di ebreo e non greco, di uomo dell'antico Vicino Oriente e non di uomo moderno, di colui che ha vissuto una trentina d'anni e non ha conosciuto la vecchiaia e non ha conosciuto l'endico, se questo particolare uomo ha liberato i corpi, ha liberato l'umanità e ci ha rivelato un Dio che è incarnato, che si è fatto corpo, che è relazione, avrà qualcosa da dirci questa parzialità della sua esperienza? Voglio dire, dietro questa parzialità ci deve essere una
un annuncio per la nostra parzialità, che possa insegnarci come noi ci apriamo all'universale. Ed è proprio questo che vorrei provare a farvi cogliere. La parzialità significa che io rinuncio alla totalità, che io so sempre di avere uno sguardo che non è in grado di cogliere il tutto, o meglio, almeno nella fase iniziale, e che io sono consapevole, se sono parziale, che ho bisogno di apprendere per superare o per integrare la mia parzialità. E questo Gesù l'ha fatto molto bene. La serenità con cui i Vangeli ci narrano una cristologia molto, molto più sciolta, più scanzonata di come noi l'abbiamo patinata. Cioè, pensate semplicemente al Gesù di Marco, che entra nella scena, e dove lo troviamo dopo essere stato annunciato Evangelo del Signore Gesù Cristo, figlio di Dio, secondo Isaia, tutto un grande annuncio, e poi dove lo troviamo? In fila tra i peccatori che si sta facendo battezzare. Certo, diremo, per il perdono dei peccati. Marco ci dice che quello è il battesimo per il perdono dei peccati. Ma come? È peccatore Gesù? Si deve far perdonare i peccati? Marco non risponde, ma ci lancia la provocazione, e ce la lancia così tanto per cui quando il Battista lo battezza, se lo battezza il Battista, perché per Marco è tutto, lui, Gesù, vede il cielo che si apre, ode una voce che gli dice, ma tutto avviene dentro di lui, in Marco. Il Battista non è lì che dice, no, non sono degno nemmeno di, no, lascia fare, come Matteo. Matteo riscrive quella pagina, ma uno elimina questo battesimo per il perdono dei peccati, non ci sta. E poi mette ben chiaro che è Giovanni Battista che non solo lo battezza, ma lo riconosce, e il cielo quando si apre c'è la testimonianza pubblica. Questo è il mio figlio diletto, ascoltatelo. Cioè, voglio dire, Matteo, che un ventennio dopo rilegge e riscrive questa pagina, si pone tutto questo problema. Ma che sta a fare Marco? Cioè, che è? Vuole insinuare che nostro Signore Gesù Cristo, assunto in cielo, l'umanità assunta in Dio, era peccatore, significa che anche il peccato è stato assunto in Dio. Matteo si pone tutta una serie di problemi. Ma voi andatevi a leggere Marco, il Vangelo più antico, come sobrio. Guardate, non sta dicendo che Gesù è peccatore, sta dicendo che Gesù è in fila tra i peccatori per farsi battezzare. Per cui ce la possiamo risolvere in maniera ortodossa dicendo solidarietà con i peccatori fin dall'inizio, invece di entrare dalla scena principale, entra dalla porta di servizio, sta con i peccatori con cui ama stare per tutto il suo ministero, in maniera ortodossa. In maniera eterodossa sente il bisogno di ricevere quel battesimo per il perdono dei peccati. Marco lascia un bianco nel testo, lascia lettrici e lettori di entrare e vedere fin dove vi potete indirizzare nel tirare le conseguenze di questo Dio che si fa umano. E noi poi cercheremo di eliminare tutti quegli aspetti che ci sono scomodi, per cui c'è un'umanità che comunque non sbaglia. Poi dovremo riflettere su cos'è il peccato. Non sbaglia. Siamo arrivati al punto che poi, per un gioco di scatole cinese, cosa celebriamo fra poco? L'Immacolata Concezione. Che cos'è l'Immacolata Concezione? Non è il fatto che Gesù sia stato concepito senza intervento umano, ma che anche il contenitore che l'ha portato, perché sapete che per osmosi poteva contagiarsi, no? Deve essere immacolato, cioè che il contenitore che ha accolto nostro Signore Immacolato deve essere immacolato.
per cui anche Maria. E poi dobbiamo però risalire indietro, perché noi sappiamo che i problemi delle malattie genealogiche risalgono, dobbiamo risalire indietro ai nonni, ai bisnonni e così via. Però vedete, dietro questi dogmi, ora io non voglio banalizzare il dogma dell'Immacolata Concezione, però vorrei farvi notare come si fa fatica fino in fondo ad accettare questo dato della natura di Gesù, che è la parzialità. E questo dato invece è importantissimo, perché dice la nostra umanità: noi siamo parziali. Essere donna è diverso da essere uomo, essere un anziano è diverso da essere una giovane, essere un bambino è diverso, capite? Noi, nascere in Europa è diverso che nascere in Africa. Noi siamo parziali, impariamo a dire la vita con un linguaggio materno, per qualcuno il bilinguismo, che è un linguaggio fortemente strutturato all'interno della cultura che ci abita. E chi traduce lo sa bene questo. Voglio dire che noi impariamo a dire il mondo attraverso una lingua particolare. E quella lingua particolare però ci permette di aprirci alla comunicazione universale. Io tradotte posso leggere le opere di Shakespeare, posso comunicare con un amico negli Stati Uniti. Noi funzioniamo così, noi partiamo dal particolare per arrivare all'universale. Altra esperienza, che cos'è che incide il mio cuore e mi cambia per sempre nel farmi comprendere l'amore? Un innamoramento, una storia particolare, per qualcuno due, tre, ma noi entriamo nell'amore universale sempre attraverso un'esperienza particolare, una relazione che possiamo identificare in modo particolare, e quella relazione è unica, è singolare, e diventa la grammatica con cui noi poi impariamo, intuiamo qualcosa dell'amore universale. Noi partoriamo dei figli per chi ne ha l'opportunità, 1, 2, 3, 4, e impariamo ad amare i bambini attraverso quell'amore particolare che scopriamo nell'esperienza della maternità e della paternità, e non guarderemo più gli altri bambini con lo stesso sguardo di prima, una volta che siamo diventati madri, siamo diventati padri. Questo poi per i padri è molto forte, perché questa relazione di protezione e di cura scatta, e lo sguardo sugli altri bambini diventa uno sguardo che tu estendi, ma a partire dalla tua esperienza particolare, singolare, irripetibile. Allora, nella parzialità c'è un elemento cognitivo che noi abbiamo sottovalutato, e nel negare a Gesù la sua parzialità noi neghiamo quell'elemento cognitivo che forma la sua singolarità. Voglio dire, poi Marco, ma Matteo lo riprende, è molto, vi dicevo, scanzonato. Ci sono episodi in cui Gesù impara, Gesù fraintende, impara, e l'episodio per eccellenza è l'episodio della Sirofenice, della Cananea. Vi ricordate questo episodio con cui Marco prova a strutturare una narrazione che porti la comunità a capire che il messaggio di Gesù non può essere limitato ai reciti di Israele, va ben oltre. E c'è questa scena raccontata in Marco dove Gesù se ne va all'estero perché si vuole prendere una vacanza, vuole starsene un po' tranquillo. Il Gesù di Marco è un attivo che sta sempre in movimento, e è nascosto in una casa e c'è una donna che lo disturba. E le due esigenze si scontrano, perché c'è un uomo che vuole riposare, starsene da parte, non farsi vedere, non ci vengono raccontate le motivazioni. C'è una donna che ha bisogno di lui perché ha una figlia malata. E allora voi ricordate che c'è uno scontro.
perché questa donna rompe lo spazio vitale di Gesù, irrompe nella scena e per chiedergli qualcosa. Ha una figlia malata e lo implora che lui venga a posare le sue mani su questa figlia perché sia liberata da un demone che la tiene in catene. Per cui chiede una liberazione, una guarigione. E Gesù come risponde? Di no. Gesù risponde di no. E dopo si accorge di aver sbagliato. Esatto, ma Gesù non solo risponde di no, risponde con una metafora che davvero... il meglio dell'offesa che un ebreo possa fare. Gli ebrei chiamavano i pagani cani, cani. E Gesù dice: non è bene prendere, la mia traduzione dice, il pane dei cagnolini, e già noi vediamo i cagnolini scodinzolare, siamo felici, e darlo, il pane dei figli e darlo ai cagnolini. Io penso che andrebbe tradotto così per rispettare il gioco linguistico. Non è bene prendere il pane dei figli e darlo ai figli dei cani. Così ci rendiamo conto che la scena poetica dei cagnolini... cioè qui c'è una donna che ha una figlia malata, che chiede aiuto e Gesù risponde chiamandola indirettamente cagna, pagana, vabbè, e poi dicendo non è bene prendere il pane dei figli e darlo ai figli dei cani. Guardate che nemmeno Salvini si sarebbe permesso. Cioè, voglio dire, ma pensate al coraggio di Marco, di questi Vangeli che non sono preoccupati di mettere subito l'aureola a Gesù, che non pensano che la forza di questo poeta di Nazareth, la sua capacità di rivelarci un Dio che libera, si nasconda nel suo sguardo effimero e nella sua santità, nel suo modo composto di tenere le mani. Cioè, come i Vangeli ci consegnano l'umanità di questo Dio in Gesù Cristo anche attraverso le sue contraddizioni. Ha bisogno di imparare. Quando i suoi desideri si scontrano con i desideri dell'altra, non necessariamente c'è subito un incontro. E c'è un fare conti con l'altro. E come tutti gli esseri umani, ha i suoi pregiudizi sull'altro, che non conosce, di cui ha sentito parlare. E all'interno di una cultura, e cavolo se ha i suoi pregiudizi, ma nello stesso tempo è capace anche di cambiare idea. E in questo come vicino al Dio biblico. Il Dio biblico è un Dio che cambia idea. Quando Mosè dice a Dio, convertiti Dio, cambia idea. Quando l'orante addirittura osa dire a Dio, la mia traduzione traduce ritorna, oh Dio, perché non osa dire convertiti Dio. E Dio si convertì del male che aveva pensato di fare. Cioè, tale padre, tale figlio, dovremmo dire. Cioè, Gesù è figlio di questo Dio che già prima di averlo raccontato attraverso il corpo di Gesù aveva tutti questi segni antropomorfici che relazionali che ci dicevano di un Dio umano, perché il Dio biblico è un Dio umano. È un Dio umano. È un Dio che parla, che comunica, che ricerca la relazione, che ha bisogno dell'altro, non è bene che Dio sia solo, è un Dio che cambia idea nella discussione con i suoi amici, Mosè, e l'orante, quando l'orante gli dice, senti Dio, mi hanno detto, il Salmo 6 è delizioso, senti Dio, mi hanno detto che tutte queste malattie che io sto vivendo al momento, mi sono dovute perché io ho fatto qualche cosa, ho peccato e tu così, questa è la tua tecnica educativa, tu mi stai educando. Cioè, va bene, però vorrei dirti una cosa, Dio, che se continui così, con questo tuo metodo educativo, ci rimetti tu e ci rimetto io. Io ci rimetto perché così mi ammazzi. E tu ci rimetti perché se io muoio, e chi è che ti loda?
nel soggiorno dei morti. Per cui convertiti, cambia metodo educativo. Noi potremmo dire il Salmo sta mettendo qui in scena un Salmo dove si discute l'immagine di Dio e la si purifica. Dio è colui che mi manda le malattie? Le malattie sono la pedagogia di Dio con cui io devo imparare? Il Salmo 6 finisce per dire no. E lo fa mettendo in scena un dialogo con Dio dove gli dice: Dio, aspetta un momento, convertiti. Ve lo leggo perché sennò pensate che è la pastora che... Signore, non correggermi nella tua ira, non castigarmi nel tuo sdegno. Abbi pietà di me, Signore. Sono sfinito. Risanami, Signore. Le mie ossa sono tutte tremanti, anche il mio respiro è tutto tremante. E tu, oh Signore, ma fino a quando? Ritorna, oh Signore, liberami, salvami per la tua misericordia, poiché nella morte non c'è memoria di te. Ma chi ti celebrerà nel soggiorno dei morti? Io sono esausta a forza di gemere e ogni notte inondo di pianto il mio letto, bagno di lacrime il mio giaciglio. L'occhio mio si consuma di dolore, invecchia a casa di tutti i miei nemici. Via da me, voi malfattori, perché il Signore ha udito la voce del mio pianto, il Signore ha ascoltato la mia supplica, il Signore accoglie la mia preghiera e tutti i miei nemici siano confusi, smarriti, voltino le spalle e si vergognino in un attimo. E qui l'orante sta dicendo che i nemici sono quelli che gli hanno fatto credere che Dio è quello che lo bastona, perché non è vero, poi l'ha sperimentato come il Dio che lo libera. Però vedete che anche in un salmo così abbiamo un Dio che è invitato a cambiare idea. E allora il Dio che cambia idea è il Dio biblico, è il Dio che discute, ma quante volte lo troviamo? La Bibbia è il luogo delle discussioni, certo che non ci piace, ci disorienta, no? Ma come, Dio è, ci hanno insegnato del credo onnipotente, onnisciente, mo cambia idea? Ragazzi miei, che cosa ne facciamo di un Dio che entra in una relazione, che lega la sua identità, sentite, Dio di, a delle persone di carne, che gli faranno fare davvero gran brutte figure? Il Dio biblico è questo e il Dio di Gesù è anche questo. Cambia idea nelle relazioni, negli incontri. Una donna cananea lo disturba, gli chiede aiuto, lui risponde con tutta la durezza, ma poi questa donna gli parla e gli parla trovando le parole giuste, una donna molto sapiente, per comunicare con l'altro. Forse il bisogno, forse il desiderio talmente grande di vedere guarita una figlia, questa donna invece di irrigidirsi, si poteva offendere, dire ma cane sarai tu e tutti quei poveracci di straccioni come te perché noi si apparteniamo a un popolo nobile, e poteva nascere il conflitto, il litigio, e lei poteva andarsene con la figlia malata e piena di maledizione. E invece lei dice: hai detto bene, è vero, non è bene prendere il pane dei figli e darlo ai figli dei cani. Però guarda, a volte, almeno nella mia cultura, i cani stanno sotto la tavola, vedi, inizia a apparecchiare, mettere un tavolo, arredare, a eliminare la distanza persino tra i figli e i cani, collocandoli però i cani al posto giusto, sotto la tavola, eh? Non da, quando io avevo il cane in casa ai bambini dicevo non date da mangiare al cane quando siete a tavola, per cui la giusta distanza. Però lei dice, ma se cadono delle briciole sotto la tavola, i cani possono prenderle, no? Possono fare la scopavileda, possono prenderle. E Gesù improvvisamente è folgorato da questa intuizione, così folgorato che dice, per la tua fede va, tua figlia è guarita. Allora, di fronte a una scena così, uno si chiede, ma chi ha avuto di più? La cananea che ha riavuto la figlia sana, la trova infatti guarita, o Gesù che tramite questo scontro ha capito qualcosa meglio di sé, ha capito che lui non è soltanto chiamato per le pecore perdute di Israele, che è chiamato anche a spostare i recinti di Israele, allargarli come poi la missione paolina farà. Voglio dire che Gesù comunque in quell'esperienza ha imparato qualcosa di sé. E l'ha imparato perché ha abitato fino in fondo la parzialità. Non ha preteso attraverso la sua vita di capire che cosa una donna prova. Voglio dire,
Certo che capiva le donne, come ci sono tante donne che capiscono gli uomini, ma non ha preteso di pensare che la sua vicenda umana inglobasse qualsiasi forma di umanità. Ha accettato la parzialità della sua vita. E questa parzialità, proprio come la grammatica, la lingua parziale che impariamo, che ci apre alla comunicazione universale, proprio come l'esperienza parziale dell'innamoramento, è una lente cognitiva con cui ci apriamo alle relazioni e all'altro, ed è una lente che però ci rende molto cauti nel abitarla fino in fondo questa parzialità. Parlare di creature umane significa parlare di creature sessuate. Il linguaggio neutro non può esistere. Soltanto quando noi sapremo dare voce alla singolarità di ogni creatura umana, un'umanità formata uomo e donna, che rappresenta per eccellenza l'alterità, le due alterità, un'umanità plurale, differente, soltanto quando noi sapremo dare nome alle differenze, iniziando dal linguaggio, perché il linguaggio poi codifica il mondo, noi sapremo anche liberare i corpi delle donne. Sì, perché in tutta questa storia di liberare i corpi, se c'è un corpo che è stato più martoriato tra i due, è il corpo femminile nella fede. Mi darete atto? Eva, la tentatrice, che ha portato il peccato. Ci sono delle pagine che noi donne, appena le sentiamo, ci si rizzano i capelli. Abbiamo dei problemi, perché sentiamo tutte la donna legata al corpo, è più corporea, l'uomo più spirituale, e poi tradotto con linguaggio moderno, l'uomo più razionale, la donna più emotiva. Però, insomma, in tutta questa storia dei corpi, se c'è una categoria da liberare per eccellenza, sono le donne. Le donne, la sessualità colpevolizzata, la sessualità delle donne colpevolizzate, attraverso il mito, grande valore della verginità, della castità. Voglio dire, noi vediamo da questa storia qui, dove abbiamo percepito il corpo, la sessualità, come qualcosa di inadeguato. Ci possiamo dire almeno questo? Inadeguato. Io incontro signore di 80 anni che mi dicono che sono arrabbiate per come sono state educate, perché si sono perse il meglio nel vivere la loro sessualità. Hanno faticato enormemente a trovare spazi sereni per poterla abitare, per tutti gli insegnamenti che hanno ricevuto. Allora, se c'è un corpo da liberare, da rendere prima di tutto visibile, è il corpo femminile. E come lo libero io se non riandando al primo testamento? Perché è chiaro che questa singolarità maschile di Gesù allude all'umanità, a tutto quello che ci diciamo, ma è comunque un uomo. E allora capisco il dibattito negli anni 70 della teologia femminista, che si chiedeva poi un salvatore maschio o salvare le donne, che non è una domanda retorica, va posta. Poi risponderemo in maniera affermativa, perché la sua singolarità, proprio perché una singolarità che anche abita la parzialità, diventa, proprio come l'amore personale universale, voce di liberazione per tutta l'umanità. Lì c'è Dio, ma nello stesso tempo io ho bisogno di recuperare anche quel modo di dire Dio che improvvisamente mi consegna metafore, immagini femminili per poterlo raccontare. Gesù l'ha fatto nella sua predicazione, no? Quante immagini femminili Gesù ci ha consegnato su Dio? Noi, chiaramente poi quelle più gettonate rimangono quelle maschili, perché hanno fatto più successo. Però pensate le parabole della misericordia, la parabola in tre. E Gesù raccontò una parabola divisa in tre. La pecora perduta, dove c'è la rappresentazione di un Dio come un pastore. La moneta perduta, non ce ne ricordiamo mai, dove c'è la rappresentazione di un Dio casalinga che si mette a fare le pulizie, che non si dà pace finché non ha trovato
quella moneta, perché per lei non sono quattro spicci, è una moneta preziosa, ne avrà pure altre nove, ma vuole quella. E non si dà pace. E poi l'immagine del padre misericordioso che accoglie il figlio che è andato, come rimane fuori col figlio che si rifiuta di entrare. Le parabole della misericordia sono tre. Gesù, una su tre almeno, ha giocato un'immagine femminile. Quando raccontava il regno, quante parabole femminili per raccontare il regno? Noi ricorderemo sempre: il regno di Dio è come il lievito che entra nella pasta della storia e lo fa lievitare. Ma Gesù non ha parlato del lievito che entra nella pasta della storia, ha parlato del lievito che una donna mette nella pasta. E la pasta lievita. Voglio dire che c'è un passaggio. Questo per dire, tantissimo Gesù ha giocato immagini femminili per dire Dio, con molta libertà, ma in questo era figlio delle scritture. Perché guardate che questa storia che vanno raccontato, che la Bibbia è un libro patriarcale, sì, è un libro patriarcale, nel senso che la parola di Dio si incarna in un contesto particolare, ne prende tutte le forme e tutti i limiti. Ma non si limita semplicemente a farne una fotocopia del contesto dove si inserisce, interpella quel contesto. Per cui all'interno di una narrazione patriarcale abbiamo una grande critica al patriarcato. E sul corpo, permettetemi di... Ho ancora un altro minuto? Ma certo, quanti ne vuoi. Sul corpo, permettetemi di citare delle scritture, il Cantico dei Cantici. E perché ci vado al Cantico dei Cantici? Perché il Cantico dei Cantici ci riconcilia con un aspetto del corpo che è l'aspetto femminile, ma soprattutto con un aspetto del corpo che è legato alla sessualità. Alla sessualità. Allora, all'interno della Bibbia c'è questo piccolo poema profano, profano. Perché dico profano? Perché non perché lo voglio sottovalutare, ma perché è un amore laico quello tra questo ragazzo e questa ragazza. Eppure è parola di Dio, eppure è il luogo dove si nasconde il corpo di Dio, uno dei luoghi dove si nasconde il corpo di Dio. Allora, il Cantico dei Cantici che cosa fa? Mette in scena una coppia che si ama, il cui corpo è liberato, il desiderio è liberato, perché ci hanno insegnato non desiderare, che desiderare è sfacciato. E le traduzioni discutibili. In realtà entriamo nel Cantico dei Cantici, oltretutto il cantico più bello, il cantico tra i cantici, perché è un superlativo che è anche in relazione, Cantico dei Cantici. Però è il cantico più bello, che è il cantico dei corpi che si amano. Entriamo e non ci entriamo cercando di conoscere tutto dei corpi che abbiamo. C'è un inizio folgorante dove parla Eros, parla l'amore, la passione, la sessualità, altro problema, no, che abbiamo avuto con ci hanno insegnato l'esegesi, esistono tre tipi di amore, Eros, Fileo, Agape, ma l'amore perfetto Agape, Fileo, un po' Eros. Qui è Eros, ed è amore perfetto, è amore pieno. E lei inizia col dire che lui mi baci, dei baci della sua bocca, perché le tue carezze sono migliori del vino, i tuoi profumi hanno un odore soave, il tuo nome è un profumo che si spande, per questo le fanciulle ti amano, ma tu attirami a te e noi ti correremo dietro. Sentite, si apre un libro e si apre con un desiderio di baci, un desiderio di carezze, un desiderio di sentire il profumo dell'altro, e improvvisamente questo corpo non è più un corpo morto, è un corpo che si sveglia e si accendono tutti i sensi di questo corpo. C'è un desiderio che si manifesta attraverso i sensi restituiti,
il bacio, che è il toccare e il gustare, le carezze, che è il tatto, il profumo, anzi c'è questo assurdo che il tuo nome è un profumo soave, non è un suono, è un profumo. Ah, i sensi si mischiano in questa scena amorosa. E per questo le ragazze ti amano, ma lei dice, ma tu tra le tante scegli me, attirami a te. Lo so che ce ne sono tante, sei uno strafigo e ne potresti scegliere tante, ma tu scegli me, guardami. E poi lei si descrive, e si descrive come corpo che è fuori da ogni canone di bellezza, per cui vedete, corpo liberato dagli stereotipi sociali. Sono nera. È bella. E non guardate se la mia pelle è nera, perché è il sole che mi ha baciata. I miei fratelli mi hanno messo a lavorare nella vigna, le racconta. E perché? Perché io la mia vigna non l'ho custodita. Cioè lei racconta che è nera non perché è africana, ma perché ha lavorato all'aperto, come una popolana. E perché ha lavorato all'aperto? Perché qui non siamo nel giardino di Eden. C'è il patriarcato rappresentato dai fratelli. I suoi fratelli l'hanno beccata mentre lei amoreggiava con il ragazzo. La sua vigna, che è proprio l'organo sessuale, lei non l'ha custodita, lei l'ha donata all'uomo che ama. E poi però ancora di più viene messo sotto sopra il patriarcato attraverso questi corpi che si amano, corpi che sono davvero il Dio incarnato. Un'incarnazione del divino, un Dio che si nasconde. E vedremo come. Perché a un certo punto l'altro capovolgimento del patriarcato è questa ragazzina, la voce predominante qui è la voce della ragazza, è quella che parla di più, mi dicono che forse le donne parlano di più, non lo so, però sicuramente lei ha dei comportamenti sessuali. Mia nonna direbbe che sono un poco scostumati, oppure diciamo che non rispecchiano le teorie del gender. Voi sapete quelle teorie che ti dicono come una donna è accogliente, ha l'istinto materno, è dolce, un uomo invece è più capace di prendersi cura, ha più il senso pratico. Cioè ti dicono tutte queste cose che sono in realtà categorie sociali che non rispecchiano la singolarità di ognuno di noi, ma che diventano stereotipi, perché se tu proponi a un bambino il gioco di cura, la confusione dei generi, il gender, la fobia dei generi, quello che abbiamo vissuto. Ecco, qui con tutti coloro che denunciano l'ideologia del gender, di poter scegliere il sesso, dovremmo avere problemi, perché questa ragazza ha comportamenti sessuali che non sono convenzionali. Voglio dire, mia nonna mi ha insegnato, quando tu cammini per strada e un ragazzo ti fischia, secoli fa vi parlavo, o ti chiede come ti chiami, il numero di telefono, tu vai dritta per la tua strada, perché se tu gli dai confidenza, lui ti scambia per una scostumata. E poi finiva mia nonna dicendo, perché l'uomo è cacciatore e la donna è preda. Chi è cacciatore e chi è preda qua? La ragazzina dice, o tu che il mio cuore ami, ma dimmi, ma dove conduci a pascolare il tuo gregge? Ma dove lo fai riposare a mezzogiorno? Ma infatti perché io devo apparire come una donna scostumata presso le greggi dei pastori dei tuoi compagni? E lui risponde, ma se non lo sai, o più bella delle donne, esci, segui le tracce delle pecore, fa pascolare i tuoi capretti presso le tende dei pastori. Cioè lei sta dicendo a lui, ah bello, dove ci beccamo? Lei sta dicendo a lui, dimmi dove ti posso incontrare, come ti chiami, dove ti trovo? E lui risponde, ma non so, ci vediamo in giro, segui le pecore. Cioè lei è quella che caccia e lui è quello che fa il reticente. Anche in questo
c'è una redenzione dei corpi e della sessualità, dove i ruoli non sono i ruoli stereotipati dal patriarcato, in cui è lui che deve sedurre lei, è lui che la deve corteggiare, è lui che deve portare l'anello, inginocchiarsi, fare la dichiarazione d'amore. Sta ragazza non la pensa così. È lei che prende l'iniziativa, se lo va a cercare, e lui fa il prezioso, il sostenuto. Lei lo deve un po' strattonare, al punto che a un certo punto lui dice: distoglie da me il tuo sguardo, perché i tuoi occhi mi turbano. Oppure lui la descrive come una puledra selvatica attaccata al carro del faraone. E lui racconta questa esperienza dell'innamoramento, forse è così per tutti, come un essere disarmati, cioè essere stato buttato a terra dal carro da guerra e ritrovarti col sedere per terra. L'innamoramento è questo: l'altro ti spiazza e rompe nella tua vita e improvvisamente tutto il tuo ordine è disordine. Lei è questa cavalla che fa disarcionare i carri da guerra, perché il corteggiamento è una guerra un po', no? E l'altra finalmente cede, c'è anche il linguaggio, beh, qui è lui che cede. Allora, perché vi racconto questo libro? Perché mi premeva nel tema dell'incarnazione recuperare la sessualità come cosa bella e buona, e non volevo farlo attraverso il sindacare di Gesù se ha fatto sesso o meno. Perché non voglio farlo? Perché io sono convinta che Gesù abbia fatto una scelta di celibato in quel contesto, ma non perché era casto e puro. Io credo che abbia fatto una scelta di celibato perché lui stava mettendo in discussione alcune dinamiche di potere patriarcali, non soltanto delle dinamiche religiose. Cioè, ai tempi di Gesù, essere un trentenne non sposato e maschio era una vergogna. Ai tempi di Gesù, non possedere una donna e non essere un padre di famiglia, per cui un'autorità con dei figli, era una vergogna, era una mancanza di potere. Allora, la scelta, vi convince l'idea che Gesù abbia potuto fare una scelta di rinunciare a quel potere, proprio come Francesco d'Assisi in seguito farà, perché si è spogliato del potere, Filippesi 2, anche del potere sociale, ha rinunciato ad essere un uomo con potere. E allora noi non capiamo questa cosa qui, perché oggi la scelta affettiva è una scelta libera, non c'è in gioco il potere. Il matrimonio oggi è totalmente cambiato rispetto a come era già un secolo fa. Noi non parliamo dello stesso matrimonio quando affrontiamo il matrimonio un secolo fa, con le case chiuse dove si viveva la sessualità e anche quella un po'... E invece la sessualità vissuta come un obbligo, non lo fa per piacer mio ma per dare un figlio a Dio. Cantico dei Cantici, questa scena non funziona, perché a questa ragazza non gliene frega niente dei figli, fa l'amore solo perché le piace fare l'amore. Ma poi è certo che ci sarà desiderio in seguito di proteggere la relazione con il vincolo matrimoniale. Al momento però sono amanti clandestini che si amano con ogni centimetro del corpo, davvero con ogni centimetro. Lui la descrive dalla testa ai piedi, e anche quando voi trovate un bellico, una tazza piena di aromi profumati, capite che lì c'è un'altra parola che dovrebbe essere utilizzata, perché qualcosa non funziona nell'anatomia. Anche nelle traduzioni noi siamo pudichi, cioè questi fanno l'amore senza saltare un centimetro del corpo. Tutto il corpo è una danza d'amore, e dai piedi alla testa, con una creatività e una libertà che noi ci sogniamo. Allora, capite che parola di Dio che ci consegna all'interno, nel mezzo della scrittura, di questo corpo della fede, un libro dove Dio si rivela o Dio si nasconde. Eh sì, si nasconde perché? Perché Dio non è un voyeur, non si mette a guardare quando due fanno l'amore. Già nella prima scena Dio si ritira nel momento in cui l'uomo si trova solo con la donna e l'uomo parla: carne della mia carne, ossa delle mie ossa. Dio ricompare sulla scena narrativa quando l'umanità si è perduta e si nasconde, e allora Dio ricompare. Anche qui si dice che il Cantico dei Cantici ha faticato così tanto a entrare nel canone biblico perché non si nomina ma Dio,
se non una volta, come un superlativo, fuoco di Yah. E io credo che Dio si nasconda in questo cantico proprio per tenere vivo il fuoco di Dio, che è la passione amorosa. E Dio si nasconde anche perché non è un guardone, perché lascia questa coppia libera e responsabile di vivere la passione amorosa nella sua pienezza. Ma se altresì è vero che si nasconde Dio così, in questi corpi che sono corpo, è altresì vero che questi corpi che si amano, questa volta non corpi spezzati, ma corpi che si amano, rimandano al sacramento della presenza reale di Dio. E prova a dirlo, dove è presente Dio qua? Dio è presente perché nell'amore di questo ragazzo e di questa ragazza, all'interno di un patriarcato a cui si sottraggono, nonostante il patriarcato, nonostante debbano fuggire, nell'amore di questo ragazzo e di questa ragazza, che non sono sposati, noi usiamo il Cantico dei Cantici al matrimonio, e ce l'hanno anche detta ai tempi del qualche decennio fa, ah sì, ma questi originariamente erano i waspi, i canti che si cantavano nei matrimoni dei beduini. Questo ragazzo e questa ragazza non sono sposati, sono amanti clandestini, affrontano tutte le fatiche di una coppia clandestina, affrontano tutte le gioie di una coppia che si ama, tutte le fatiche di una coppia che si ama. E le affrontano il rapporto con l'altro, che non è sempre fusione, è anche perdita, è anche incomprensione. Una scena, io dormivo, il mio cuore vegliava. Sento la voce del mio amico che bussa, aprimi sorella mia, amica mia, colomba mia perfetta. Il mio capo è coperto di rugiada, le mie chiome sono piene delle gocce della notte. Ma io mi sono tolta la gonna, e come me la rimetto ancora? Ma mi sono lavata i piedi, come me li sporco ancora? E poi l'amico mio ha passato la mano per la finestra e nelle viscere il mio amore si è agitato per lui. Mi sono alzata per aprire al mio amico e le mie mani hanno stillato mirra, le dita mirra liquida sulla maniglia della serratura. Ho aperto al mio amico, ma il mio amico si era ritirato, era partito. Io ero fuori di me mentre egli parlava, l'ho cercato, non l'ho trovato, l'ho chiamato, non mi ha risposto. Le sentinelle, le guardie che vanno attorno per la città mi hanno incontrata, mi hanno picchiata, mi hanno ferita. Le guardie delle mura mi hanno strappato i vestiti. Vi scongiuro, figlio di Gerusalemme, ma se troverete il mio amico, che cosa gli direte? Ditegli che sono malata d'amore. Allora, è una scena tragica. È una scena tragica perché lui la desidera, lei temporeggia, il desiderio di ferito, esperienza di ogni coppia, il desiderio di ferito. Quando lui si accende, tu non sei pronta. Quando tu ti accendi, lui non è più disponibile. Il desiderio di ferito qui diventa esperienza di perdita. Le piccole perdite nelle relazioni, quando lui ti aspetta, ma quando ci mette a fare i piatti, vieni, momento, e poi lo trovi a dormire. Piccola esperienza. E qui il desiderio di ferito diventa perdita, diventa quasi lutto. E la cosa più tragica è che lei lo va a cercare. Lo va a cercare. E che cosa le accade? Nel contesto patriarcale, le sentinelle, coloro che dovrebbero proteggere, potrebbero tutelare, salvaguardare l'amore, sono quelle che la stuprano. L'avete vista questa scena? Che cos'è? La picchiano? Le strappano i vestiti? È una scena di stupro. Le sentinelle, quelle che avrebbero la funzione di aiutarla a cercare. E quante volte le sentinelle della morale hanno stuprato i nostri amori? Quante volte i corpi feriti sono stati feriti proprio da questa deformazione della fede che ha colpevolizzato i corpi, dove il peccato si è ridotto a peccato sessuale? Quante volte, figliolo, siamo vicino a Meneghello, la patria di... Quante volte il controllo nei confessionali?
dove il peccato è sempre il peccato personale delegato all'uso della mia sessualità, non è mai peccato sociale. Allora noi vediamo da questa esperienza, abbiamo bisogno di una narrazione così, dove ci viene detto, guardate che questa scena amorosa di un ragazzo e di una ragazza che si amano è sacramento, corpo non spezzato ma corpo unito di Dio, del Dio incarnato. Dove è Dio qui? A volte ai tratti di un ragazzino timido che desidera essere cercato, che fa il reticente, che fa il prezioso, che ti dice di seguire le tracce. Quante volte la fede è andare alla ricerca di un Dio che non lascia segnali chiari, dove sei Dio? Qualche volta però Dio è una ragazza impertinente, audace, che desidera da te solo baci, solo baci, 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 e che fa di ogni per mettersi in mostra e per dire, lo so che tu ne hai tanti, ma scegli me, scegli me, scegli me. Allora capite anche come ci libera questa storia nel riconsegnarci Dio, il corpo, la relazione, perché finalmente una relazione con Dio che non è giocata su il bisogno di essere salvati, il bisogno di essere liberati, il bisogno di essere protetti, il bisogno di essere perdonati, tutto importante, ma qualche volta mi vuoi dire che sono una bella signora e che tu mi ami semplicemente perché sono bella? Vogliamo sentircelo dire qualche volta che siamo belli così come siamo? Ecco, il Cantico dei Cantici ci consegna questo sguardo. Dio ci viene a cercare non per salvarci, non per redimerci, non per liberarci, non per tutte le categorie che ci sono, l'esodo, il Dio misericordioso, perché vuole i nostri baci, perché ci desidera così tanto. E che bella anche una relazione riconsegnata a questa gratuità. Allora ecco, scusate questo viaggio nel Cantico dei Cantici, alla ricerca di una corporeità dove Dio si incarna e si incarna in corpi maschili, femminili, sessuati, particolari. E che bella questo Dio che si incarna ed entra in una relazione con noi che è la relazione dell'innamoramento, dove l'altro è trasfigurato perché, e tu sei trasfigurata dall'altro perché quando l'altro ha posato i suoi occhi su di te, tu ti sei sentita bellissima. L'esperienza amorosa non è anche questo, l'abbiamo già dimenticato? Vi ricordate? Quando vi guardavate allo specchio dicevo, ma lui che è questo pezzo di uomo bellissimo, ma che ci ha trovato in me che sono nera, bassa, piccolina? E vi sentivate una dea? Vi sentivate, sono nera, va bella, una dea? Ecco, anche questo lavoro occorre fare per riscoprire un Dio che si incarna, un Dio che della grammatica della sessualità umana e dei corpi che si accarezzano e baciano fa la grammatica per dire la sua presenza in mezzo a noi. Grazie. Allora, guardate che la scena originaria del mito, chiaramente il linguaggio con cui inizia la scrittura è un linguaggio del mito, il mito non è un racconto storico, è un racconto che ha la preoccupazione in maniera simbolica di consegnarci alcune verità antropologiche, più che teologiche, antropologiche. La scena del mito, della seconda creazione, dove Dio crea questa creatura umana impastandola dalla terra, non crea l'uomo, la creatura umana, anche lì il lavoro sulle traduzioni, sui linguaggi che restituiscano, crea, anzi nemmeno la creatura umana, crea il terrestre, perché crea una creatura nata dalla terra, da Adama crea Adam, questa è la creatura che crea. Il mito antico mette immediatamente in scena il fatto che questa creatura impastata non nella terra Erez, la terra cosmica, ma nella terra rossa, con cui addirittura un legame di sangue, perché Adama ha nel nome Dam, che è sangue, per cui certo
ad Amazzi dice da, terra rossa perché c'è il sangue, però il colore rosso del sangue, però è come se fosse importante sottolineare che questo giardiniere che dovrà custodire il giardino ha un legame di sangue con questo giardino. Pensate alla sua tematica ecologica, un legame che non riconosce perché questa creatura umana rinuncia alla sua parzialità. Cioè, che cosa c'è dietro la voce del serpente? Vedete che è un mito, non è un racconto storico, i serpenti parlano nei giardini. Che dice, ma non è vero che morirete, anzi i vostri occhi si apriranno e sarete come Dio. Mangiando del frutto del bene e del male, che cosa si mette in... Non è la mela di Eva, la tentatrice, la scoperta della sessualità. La sessualità è stata creata come cosa buona da Dio. Ma qui c'è in gioco l'incapacità di abitare la parzialità, di sentire il limite come prigione e di voler a tutti i costi superare il limite per essere altro da quello che si è, addirittura essere come Dio. Potremmo dire che lì c'è la scena di un'esperienza estremamente moderna, se ci pensate bene, che è la sindrome di voler controllare tutto, avere tutto sotto controllo. Mangiare del frutto del bene e del male, che cosa significa se non questo? Pensare di poter controllare l'altro, controllare la tua vita. E quando questa creatura umana si rende conto dell'inganno e si trova nudo apposta, certo che non è una nudità sessuale, una nudità antropologica, è il re nudo, è un imbroglio, è stato, perché in realtà quella creatura è fragile e adesso con questa sua parzialità deve fare conti, ma ne ha paura. Allora, il linguaggio redentivo rispetto a questo peccato originale, che è l'incapacità di accogliere la tua parzialità, che ha come conseguenze, vuoi controllare tutto? Sai che cosa ti accade? Che il patriarcato si crea, perché vi ha fatto, dove nasce il patriarcato secondo la Bibbia? Dio lo mette in scena nelle parole che dice alla creatura femminile, quando le dice, che cosa hai fatto? Ecco, adesso il tuo desiderio si volge verso di lui e lui ti domina. Cioè, questo desiderio di voler controllare tutto ha avuto come conseguenza il controllo persino in quella relazione dove il controllo doveva essere lasciato fuori dalla porta. Perdere il controllo, essere nell'intimità in modo tale che tu possa perdere il controllo, non dover controllare l'altro almeno, se non perdere il controllo. E di fatto, perché nel Cantico dei Cantici, che riscrive quella pagina, è una riscrittura, il Cantico dei Cantici del mito antico, è per dare una seconda possibilità, una seconda versione, è la versione di Rodari, cambiamo il finale alla storia, mette in scena questa storia che finisce bene e mette in scena un ritornello dove la ragazza dice continuamente: io sono del mio amico, verso di me va il suo desiderio e verso di lui va il mio desiderio. C'è totale reciprocità, non c'è verso di lui va il mio desiderio e lui mi domina. Io sono del mio amico, il mio amico è mio. Tutto questo linguaggio così intimo, notate pure, lo chiama amico, la chiama amica, la chiama sorella, la chiama fidanzata, la chiama Dodì, lo chiama Dodì, mia dolcezza, amore mio, potremmo tradurlo. Non la chiama mai sposa, anche se le nostre tradizioni sono piene di sposa. Allora, io non so perché non c'è questa scelta, ma forse non c'è questa scelta proprio perché il matrimonio in quel contesto è una struttura patriarcale. Per mettere in scena un amore libero dovevi pensare un amore fuori dal matrimonio. Cioè, se voi pensate che nel linguaggio biblico la donna chiama il marito Baal, padrone, marito e padrone si dicono nello stesso modo, voi capite che c'è qui un cioè quello che qui viene fatto è quello che Gesù fa quando è celibe,
ma non perché non è sensuale, ma perché rinuncia a un potere, per cui rinuncia a quel potere. Se quello è uno spazio segnato dal potere, io non lo voglio, non voglio possedere un'altra creatura umana. E la stessa dinamica nel Cantico dei Cantici. Allora, questo per dire, vedete come la parzialità di Gesù è in continuità con la rivelazione biblica, che prova a dire, guarda che l'unica possibilità per entrare in relazione con l'altro è che tu riconosca che hai una pelle, che hai un confine, che ci sono delle leggi, perché se tu non hai un confine, non hai una pelle, non puoi toccare, che quello che tu pensi essere una castrazione, un limite, in realtà è la tua risorsa per entrare in relazione con l'altro, perché se tu sei autosufficiente, tu non hai bisogno dell'altro, se tu basti a te stessa, tu non hai bisogno dell'altro, ma se tu non hai, senti il desiderio dell'altro. Allora, capite, il gioco biblico è l'umanità è creata plurale, creata maschio e femmina, ed è una umanità creata in relazione. E non è tanto la relazione sessuale qui, a me sembra più la postura, perché secondo me qui sono inclusi tutte le forme di amore, ma è la postura antropologica, che io non posso bastare a me stesso. E questo in molti modi, quando si dice onore al padre e alla madre, ma che c'è cosa dietro questo onore al padre e alla madre? Se non riconosci le tue origini, riconosci che non ti sei fatto da solo. Noi abbiamo abitato la cultura del self-made man, mi sono fatto da solo, con l'elicottero volo. Cioè, capite che questa è una bestemmia, perché qualcuno si è preso cura di noi quando noi non avevamo la possibilità di farlo. Una madre, una nonna, un padre, un'istituzione, ma qualcuno si è preso cura di noi. E allora onorare il padre significa, e la madre, perché affinché i tuoi giorni si prolungano, significa esci fuori dal mito dell'autosufficienza. Non ti sei fatto da solo, non basti a te stesso, un uomo non è un'isola. Questa è l'idea qua. Allora, su questo io recupererei tutto questo tema della parzialità, che Gesù ha abitato grandemente nel... E i Vangeli l'hanno fatto, guardate che i Vangeli mettono in scena continuamente un Gesù che impara, e molte volte impara dallo scontro, altre volte è stimolato, ma pensate incontra dei mentori, delle mentori anche, molto di più, delle mentori nella sua strada, che lo aprono, delle levatrici che lo ripartoriscono, perché ci vogliono mille parti per fare una persona adulta. E voi pensate a Maria di Nazareth, della scena di Giovanni, il primo segno, le nozze di Cana. Non hanno più vino, che c'è tra me e te, oh donna, l'ora mia non è ancora venuta. Fate questo, quello che lui vi dirà. E lui agisce, comanda che le giare siano riempite d'acqua e le trasforma in vita. Che cosa si consuma lì? Se non un io sono convinto che il mio tempo ancora non è giunto. E io ti dico... Io vedo altro, fate questo che lui vi dirà. E di fatto si compì il primo segno, perché una levatrice lo ha partorito alla sua vocazione. Altre scene, ci troviamo lì al pozzo, questa discussione teologica tra la Samaritana e Gesù, e a un certo punto la Samaritana gli dice, guarda, io mi rendo conto, vedo che tutte le cose, io so questo, che tutte le cose che tu mi hai detto, come si adora Dio, deve venire il Messia e me le spiegherà. Queste cose che tu mi hai detto, il Messia verrà e me le spiegherà. E io mi immagino davvero Gesù che faccia così. Cavolo! Ma sono io che ti parlo! C'è la prima volta che in Giovanni c'è il io sono, il nome di Dio, poi diventerà io sono il pane, io sono l'acqua, rivelato alla Samaritana, alla teologa con cui sta discutendo, che è in realtà una levatrice, perché nella discussione con lei lui ha capito
che è lui Dio, che è lui io sono, che la sua umanità, la sua singolarità, la sua parzialità sono la rivelazione di Dio che nessuno ha mai visto e che lui rivela attraverso la sua vita. E improvvisamente lo capisce lì, quando la samaritana glielo tira fuori. Ah sì sì, interessante, queste cose che tu mi hai detto proprio così, guarda, adesso che viene il Messia me le rispiega uguale. Cioè, l'astuzia, vedete anche questa capacità maietica di dire dai, un'altra spinta, tiralo fuori. Quante scene di questo tipo ne troviamo con Gesù che è forzato a prendere consapevolezza, a rivelarsi? Ecco, tutto questo tema della parzialità che lo porta anche ad aver bisogno di mentori, di maestre, di persone che discernano la sua vocazione, che non è nato imparato, come direbbe mia nonna, no? Ma che ha avuto bisogno di un lungo processo. Pensate a quest'altro dato. Allora, il corpo di Cristo, che è la rivelazione di Dio, ci è sottratto per buona parte della sua vita. Tutta la spiritualità della vita nascosta di Gesù. Ma vi rendete conto cosa abbiamo della vita di Gesù? E ha voglia ai Vangeli dell'infanzia che ricostruiscono, no? Si chiedono da dove è venuto, chi è, con una narrazione teologica, simbolica, non storica, la nascita di Gesù. Ha voglia tutto questo, però di fatto, se noi dobbiamo dire una cosa, è che Gesù lo incontriamo adulto col Battista e adulto lo incontriamo nella croce, adulto nell'annuncio della risurrezione. Secondo Giovanni, che cosa sono? 3 anni? Secondo Marco, 1? Cioè, voglio dire, capite che rispetto a una vita noi abbiamo un francobollo della sua esistenza. Ed è il Dio incarnato. È anche interessante questo rapporto, per cui tu non hai solo la parzialità, ma hai anche la parzialità della sua narrazione, che è anche la parzialità in qualche modo di questi testi, no? Abbiamo parlato di questo corpo, noi fatichiamo a leggere la Bibbia perché questo corpo ti viene incontro e così come si è formato, il suo patrimonio genetico, è un corpo di viandante, è un corpo che ha viaggiato, è un corpo che ha affrontato tanti conflitti, dovete immaginarlo così, è un corpo che migrante, proprio dovete immaginarlo tra quei migranti delle navi, delle barche, ha perso i documenti, per cui alcune parti del testo biblico non sappiamo quando sono state formate, chi l'ha formate, però è un corpo che noi conosciamo nel momento in cui ci si rivela così com'è. E nel momento in cui ci si rivela così com'è, forse ci sfuggono tante cose, non l'abbiamo visto bambino, non l'abbiamo visto crescere, proprio come Gesù. Ma l'incontro che noi facciamo con questo corpo così com'è può essere altrettanto profondo come quando incontriamo una persona ad adulti e ne nasce una forte sintonia. Forse un'amicizia infantile, un'amicizia nei banchi del liceo è più facile, ma non è detto che un'amicizia adulta non sia altrettanto gustosa. Grazie. Però posso dire qualcosa? Il Cantico dei Cantici è poesia. E pensare alla scrittura come corpo significa che la parola che noi leggiamo non è una parola, è una parola che va letta ad alta voce, non tanto perché va proclamata, però perché noi diventiamo la cassa di risonanza attraverso cui parla, perché diventi voce. Il Cantico dei Cantici è poesia che già ci consegna una parola che prende le ali, perché non è una parola che definisce, ma una parola che allude, che evoca, che ammicca. E nelle scritture troveremo tante parole, sono parole diverse tra loro anche come generi letterari, ma il genere più diffuso è sicuramente la narrazione, il racconto. E già questo, il racconto è una storia, perché noi siamo storie, siamo narrazioni, no? Ogni ruga della nostra pelle è la nostra storia, ogni cicatrice è la storia. E la narrazione ha la grande responsabilità di non racchiudere in un
in uno slogan, in un dogma, in un'affermazione sintetica, in una formula, una complessa verità, una vita, diciamo così. Allora, dietro la narrazione non c'è soltanto la preoccupazione di intrattenere lettrici e lettori, che è anche una preoccupazione, qui abbiamo un capolavoro della letteratura, per cui certo che chi narra sa come narrare, è come se sa, però dietro questo c'è anche una preoccupazione nel dire attraverso la narrazione io ti consegno una metodologia che dice non avere fretta, segui il processo della narrazione, viaggia, ascolta il conflitto dei punti di vista, cambia posizione fino ad arrivare a capire dove ti porto. Per cui la verità narrativa nelle scritture è una verità che si dischiude in tempi più lunghi, e questo è anche importante. E oltretutto questa verità narrativa che si dischiude in tempi più lunghi è consegnata come una verità parziale, se mi permettete, cioè voglio dire che è vero che io ho usato l'immagine del corpo, potrei anche usare l'immagine della scrittura come una comunità che discute, una comunità che discute dove le voci differenti che guardano la vita da altri punti di vista parziali, discutono su chi è Dio, e nel discutere su chi è Dio che cos'è l'umanità, perché poi, cioè in gioco è questo, cosa c'è dietro l'intuizione dell'incarnazione? Che tutte le volte che tu dici Dio, dici l'umanità. E tutte le volte che ti fai un'immagine sbagliata di Dio, il problema non è l'idolatria perché Dio vuole essere il centro, il principino, la prima donna, ditelo come volete, ma è il problema che ti fai un'immagine antropologica sbagliata. E allora, quando noi diciamo che incarnazione, diciamo che il legame tra l'umanità e Dio è così profondo che Dio è nell'umano e l'umano è stato assunto da Dio in tutta la sua fragilità e complessità e parzialità, per cui tutte le volte che tu dici Dio dici l'umano. Allora in questa sala di lettura che è la scrittura tu entri in contatto con persone che discutono su Dio e hanno idee differentissime, e noi su questa complessità, sul conflitto di punti di vista, facciamo cortocircuito, perché abbiamo una mentalità omologante, abbiamo ancora desiderio del pensiero unico, no? Ci abita questa idea che per noi, se non la pensiamo uguale, è divorzio, che per noi l'armonia è l'omologazione, e invece nella Bibbia l'armonia è le sfumature, i colori, per cui per dire... Dal punto di vista letterario, tu hai un racconto tragico? Beh, c'è sempre il lato ironico. Certo, per un capolavoro della letteratura, voi sapete come funziona. Però c'è sempre, cioè, anche i racconti più tragici. Vi ricordate quando Faraone dà l'ordine che bisogna ammazzare tutti i bambini, non far nascere i bambini maschi? Guardatelo, l'uomo più potente del mondo. Questo che ha il potere di vita e di morte su tutti. Così potente che non controlla quello che avviene nello spazio con meno potere nel mondo, lo spazio delle donne. E le donne lo fanno fesso, perché i bambini continuano a nascere tramite le due levatrici. Allora sentite come il linguaggio tragico e il linguaggio ironico si incontrano. Ecco, riuscire a recuperare questa capacità è permettere all'uccello di aprire le ali. La parola poetica, la parola narrata, la parola che dialoga, che discute, che confligge, che non è alla ricerca di facili armonizzazioni, che sa stare con una pluralità di narrazioni, fin dalla prima pagina, due narrazioni di creazione, diversissime per genere letterario, diversissime anche su come è nata la creatura umana, ma allora è stata fatta all'inizio, come il secondo racconto di creazione, alla fine, al sesto giorno. Chi ha ragione? Chi ha ragione? Perché la tensione, la preoccupazione narrativa è diversa. E allora abituiamoci a stare con questo, perché poi anche chi ci ha consegnato Gesù, quattro narrazioni diverse, e vi assicuro che sono quattro Gesù diversi. Quattro Gesù diversi. Perché il Gesù
iperattivo di Marco, che continuamente un faro, ti mette ansia, stai sempre in movimento, me lo immagino magrissimo. È diverso dal Gesù di Matteo, che si prende tempo, fa un'azione, te la spiega, poi dice: ragazzi, avete capito tutti? È diverso, voglio dire, sono diversissimi. Provate a fare una domanda a Gesù, a Marco, non ti risponde. Provate a fare una domanda a Gesù, a Giovanni, in Giovanni. Nicodemo se n'è andato, lui continua, il vento soffia dove vuole, tu ne odi il rumore, ne sai dove è, ciò che è nato dalla carne è carne, ciò che è, si spengono le luci e lui continua, cioè è schizofrenico questo Gesù. Perché ci hanno consegnato quattro sguardi di Gesù differenti, davvero differenti, non è possibile armonizzarli dal punto di vista caratteriale, sono molto diversi. Ecco, stare in questa pluralità di sguardi per capire la complessità di ogni persona umana. Ma io credo che ogni persona umana è questa complessità, perché se io vengo raccontata da mio figlio, cioè la moglie di Adolf Hitler non è nessuna, se mi racconta una parrocchiana sono un babà, capite che cosa voglio dire? Che anche noi siamo così, no? Abbiamo narrazioni differenti in base allo sguardo che viene postato su di noi. Grazie.